Ci sono storie che danno un'emozione ancora di più se il tutto avviene lontano da casa, ma con una tenacia e grinta utile per pochi. Per Adriana Ciabardoni, la laurea in giurisprudenza è arrivata qualche giorno fa in ospedale per stare accanto alla sua sorella Sara, una persona dall'animo intenso che sta lottando contro un male terribile. Riservata ma tenace, Adriana ha raccontato la sua storia ieri a Uno Mattina Estate in collegamento dalla sua città Cirignola nel Foggiano. Ha raccontato come vive il rapporto con la sorella Sara, scrittrice, blogger, autrice di Tutto l'amore che so, seguitissima anche da chi vi parla e non solo. Una storia che in questi giorni e settimane difficili ci riempie il cuore di speranza da una parte e chi non vuole mai mollare come Adriana, la stessa Sara e i suoi amabili genitori. Una luce di speranza ancora viva dopo tante sofferenze dettate dal virus e che dà un'elezione di umiltà rispetto verso chi lotta per la vita. Una interessante iniziativa di un centro estetico a Visceglie rivolta a medici ed infermieri pugliesi della città che hanno lottato da marzo contro il coronavirus. Ne abbiamo parlato con la responsabile del centro estetico, Eleonora Guglielmi. Ascoltiamola.